Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Casavo e Instant Buyer, di questi argomenti abbiamo già parlato in passato. Casavo è già stata ospite qui allo Sgabello, quindi non vi parlerò dei 300 milioni di euro raccolti negli ultimi tre anni, non vi parlerò dell'acquisizione di Realistico, non vi parlerò dell'entrata di Exor in Casavo. Piuttosto affronteremo il tema da un altro punto di vista. E lo facciamo ovviamente in compagnia di Giorgio Tinacci, grazie, fondatore e amministratore di Casavo. Ciao a tutti, grazie Gerardo. Ben trovato. Grazie. Allora, oggi parliamo di comunità immobiliare, di come Casavo sta sviluppando un ecosistema delle competenze, del presidio e della professionalità attraverso i mediatori. Allora, Casavo sviluppa il valore anche attraverso l'intervento degli agenti immobiliari. Quanto è importante il presidio territoriale? Molto importante. Noi, come forse molti sanno, abbiamo fatto questa scelta fin dall'inizio di costruire un modello inclusivo delle agenzie immobiliari, consapevoli del valore relazionale appunto del ruolo dell'intermediario nei confronti del consumatore. La collaborazione ormai, ne parleremo dopo immagino, si sviluppa su tanti fronti. Sicuramente avere un presidio locale all'interno della microzona di riferimento riesce a rinforzare il rapporto di fiducia nei confronti del consumatore, che sia questo la persona che vende o che acquista la casa, quindi è estremamente importante. Ok, qual è il profilo tipo, l'identikit dell'agente immobiliare che lavora in modo continuativo con Casavo? Ma allora, ce ne sono tanti. Devo dire che se guardo a chi fa forse più volumi di compravendite con noi, sono agenzie storiche del quartiere che magari esistono da 10-20 anni sul territorio, non necessariamente appartengono a delle reti di franchising e quindi sono state magari agenzie che hanno capito fin dall'inizio, ci hanno dato fiducia, hanno capito il valore di lungo termine della nostra proposizione e sono agenzie che hanno una forte attenzione al servizio, alla qualità che erogano nei confronti del consumatore. Questo vuol dire seguire il cliente veramente a tutto tondo durante l'arco della transazione e quindi sono agenzie che anche a cui piace il modo nostro di lavorare, quindi c'è anche un fit valoriale tra virgolette con Casavo. Ah, questo è interessante, quindi insomma diciamo che le professionalità quindi sono trasversali, possono essere affiliate o indipendenti, sì. Immagino quindi agenzie con una certa esperienza, ben radicate, che possono in qualche modo accrescere il valore del servizio che Casavo offre. Ok, ok. Allora, invece parliamo un attimo di Doris, che non è la tua fidanzata, no. Ma ricordiamolo, una piattaforma tecnologica dedicata agli agenti immobiliari partner. All'interno di questa piattaforma il partner che cosa trova? Trova visibilità extra per i propri immobili, potendo pubblicare sul sito Casavo gli immobili in vendita, può ottenere un'offerta di acquisto sui propri immobili, può accedere al tool numero uno in Italia per le visite virtuali che è Realistico, ma può anche accedere ad una serie di iniziative di formazione digitale. Adesso cercheremo di capire fin dove insomma Doris si spingerà. Intanto ci racconti un po' il perché di questa costruzione, di questo ecosistema nascente intorno all'agente immobiliare e per l'appunto fin dove si spingerà Doris. Sì, allora diciamo che noi quando siamo partiti la relazione con l'agenzia era puramente commerciale, puramente offline, niente di digitale. Quindi semplicemente compravamo e vendevamo attraverso sostanzialmente agenzie immobiliari partner. Questo poi ci ha portato ad avere sostanzialmente migliaia di relazioni sul territorio con agenzie di diversa natura. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto ok, perché non facciamo leva sulle nostre competenze distintive tecnologiche e cambiamo un po' il paradigma, cioè trasformiamo questa relazione da essere qualcosa di puramente commerciale offline a uno strumento tecnologico sostanzialmente, secondo la nostra natura, no? Che è di piattaforma transazionale, molto locale relativa alle aree metropolitane. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo trasferito la nostra offerta su Doris. Inizialmente era semplicemente un'automazione dei canali di comunicazione per mandarci le offerte. Quello che stiamo facendo adesso è che stiamo integrando tanti servizi
e lo stiamo scoprendo via via, cioè in base a ciò che capiamo che il mercato ci sta chiedendo, in particolare l'agenzia con cui collaboriamo, integriamo la nostra offerta. Ad oggi, come dicevi tu, ci sono sostanzialmente tre servizi principali. Il primo è quello di poter richiedere le offerte come instant buyer su immobili in varie modalità, la possibilità di accedere ai virtual tour di Realistico e agli altri servizi di Realistico che sono integrati ad oggi. Terzo punto è poter appunto pubblicare gratuitamente i propri immobili sulla piattaforma di Casavo, che è una piattaforma diversa dalla classica piattaforma di annunci, in modo gratuito. E via via stiamo testando nuove cose, ecco. Sicuramente quello che vogliamo fare è offrire dei servizi che siano in linea con i bisogni delle agenzie, ma più che altro che siano distintivi rispetto alle nostre competenze come piattaforma di iBuyer. Ecco, l'idea qual è? Quella di maggiore fidelizzazione, probabilmente dare continuità alla relazione con l'agente immobiliare, suppongo. Assolutamente. Sì, ci sono sempre due aspetti. Da un lato c'è sempre l'obiettivo di offrire la migliore esperienza al consumatore, che sia il venditore o che sia l'acquirente, e dall'altro ovviamente aiutare o comunque agevolare e fidelizzare, come dicevi tu, le agenzie immobiliari che vogliono collaborare con noi. Ok, mi pare che gli annunci si possano caricare senza troppa difficoltà perché ormai siete integrati con un certo numero di gestionali anche, quindi non c'è bisogno di fare l'ennesimo caricamento a mano dell'inserzione. No, siamo è abbastanza semplice, siamo integrati con i principali, direi, channel manager, CRM del caso in Italia. Sì. Ok, allora, rose e fiori, ma non c'è rosa senza spine e la spina di oggi sta in una domanda che sento, no, da taluni, che riguarda proprio la provvigione, un tema molto sentito dagli agenti immobiliari, insomma questo instant buyer che, sentire alcuni, paga commissioni basse all'agente immobiliare. Come rispondiamo? Cosa raccontiamo? Ma allora, c'è da dire che per noi, nel senso, impariamo facendo gli errori, è un processo iterativo, quindi in realtà lo schema commerciale delle commissioni dell'agenzia è cambiato tantissimo nel tempo. Secondo me è rimasto un po' lo stereotipo dei primi tempi, quando non ci potevamo neanche permettere grosse risorse di marketing, in cui avevamo adottato uno schema dove se acquistavamo da un'agenzia pagavamo l'1%, dopodiché gli veniva dato un mandato in esclusiva per commercializzare nuovamente l'immobile e pagavamo un altro 1%. E la logica era semplicemente l'agenzia comunque prendeva le sue commissioni da venditore acquirente e ciò che pagava Casavo effettivamente era commissioni aggiuntive sullo stesso immobile, no? Quello che abbiamo fatto nel frattempo è dividere un po' le categorie di partner, cioè ci sono agenzie con cui principalmente commercializziamo gli immobili e di conseguenza, avendo accesso a molti mandati di vendita, possiamo fare leva su questo e quindi minimizzare le commissioni d'acquisto. Ci sono però tutta un'altra serie di categorie di agenzie a cui non interessa magari rivendere i nostri immobili o avere un mandato dall'inizio alla fine sullo stesso immobile, e quindi con queste agenzie in realtà noi paghiamo le commissioni di mercato. Sì, esatto. Ok, quindi insomma più tranquilli, ho sentito un sospiro di sollievo dall'altra parte, ecco, quindi bene, bene. Allora, adesso allarghiamo, facciamo una domanda fuori copione, improvvisiamo un po'. Allora, noi abbiamo osservato anche, diciamo, negli Stati Uniti, i più grossi player adottare da subito una politica di, se vogliamo, sfruttamento, no? di utilizzo dell'agente immobiliare. Oggi invece si sta riportando un po' al centro la competenza e il servizio che l'agenzia può in effetti dare. Casavo dalla prima ora è stata sempre molto orientata invece al, diciamo, al valore dell'agenzia. Vi stanno venendo dietro gli altri americani? Vi stanno copiando? Oppure, di solito sono sempre loro un po' i riferimenti, ma la sensazione è che oggi probabilmente abbiate voi segnato, diciamo, una nuova direzione. Sì, allora, non so se ci hanno copiato, questo non lo so, però diciamo che in realtà c'è stato un po' tutto un cambiamento, no? Perché se noi guardiamo l'evoluzione dei modelli innovativi di intermediazione negli ultimi anni, siamo partiti da un concetto di pura disintermediazione digitale, certo, che non ha funzionato, è un dato di fatto. Dopodiché siamo passati a dei modelli dove anche lì si giocava molto sulla componente tecnologica, si giocava su aspetti un po' più di breve termine, le fee basse, e adesso invece siamo tornati nuovamente a dire: ok, mettiamo la competenza relazionale al centro dell'agenzia,
quello che riusciamo a automatizzare, industrializzare, digitalizzare a livello di back office lo possiamo fare per massimizzare il valore relazionale del ruolo dell'agenzia immobiliare. E secondo me questa è una componente importante. Io non credo che il mercato si disintermedierà, io credo che il mercato continuerà ad essere intermediato, semplicemente cambierà completamente la dinamica dell'intermediazione grazie all'utilizzo della tecnologia. E noi siamo parte di questo, nel senso, secondo me il servizio di Stand Buyer e Casavo come piattaforma è uno strumento a tutti gli effetti che le agenzie possono utilizzare per far meglio il proprio lavoro, per farlo in modo diverso secondo i bisogni attuali del mercato. Credo che sia stata una scelta positiva che abbiamo fatto all'inizio. Tanti ci stimolavano a dire ok, ma perché non disintermediate subito tutto? Siamo stati molto più umili, anche perché secondo me il mercato immobiliare non è un mercato dove tu ti puoi permettere di fare uno strappo tecnologico importante dall'oggi al domani. È un mercato dove ci vuole tanto tempo per fare tanti passaggi e dove c'è tanta irrazionalità anche da parte del consumatore, quindi non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di acquistare o vendere una casa, che è il più importante investimento di una persona in media. Quindi sì. Ok, quindi insomma, per gli agenti immobiliari un'opportunità è proprio quella di entrare in contatto con Casavo, scoprire i servizi diciamo offerti alla community e provare sul campo se Casavo può davvero essere un valore aggiunto nella vostra operatività quotidiana. Ricordiamo le città dove siete presenti? Siamo a Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Verona, poi okay. Anche Madrid in Spagna, però okay. Magari meno di interesse. Perfetto. Ma a Genova, io conosco un sacco di agenti sì. immobiliari, ho messo anche la cravatta con lo stemma di Genova oggi, non so se si vede, che mi dicono ma dovete sbarcare a Genova. Allora, ci pensiamo, sì, allora, è un po' complicato come mercato. Ci avevamo pensato, devo essere sincero, avevamo parlato anche con alcune delle agenzie immobiliari che conosci tu. Sì. Avevamo un po' di dubbi, non avevamo tanta esperienza all'epoca, sì. Perché comunque è un mercato dove il centro ha delle logiche, nervi certo. ha delle altre logiche, la ristrutturazione degli immobili non è banale perché è un patrimonio molto particolare. È vero. Quindi diciamo non avevamo abbastanza competenza alle spalle larghe per affrontare quel tipo di mercato, all'epoca non l'avevamo prioritizzato. È sicuramente un'opportunità e ce l'abbiamo sotto radar. Sì. Va bene. Quindi continueremo nel corso dei mesi a osservare le novità e l'operatività di Casavo con grande interesse. Grazie, grazie. Giorgio per essere insomma stato con noi. So che sei molto impegnato, averti qui oggi è davvero un onore. Quindi grazie mille Gerardo e grazie a tutti voi. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio da presentare al mercato immobiliare e vuoi farlo attraverso questo sgabello, puoi scrivere allo sgabello @gerardopaterna.com. A presto!